Eccoci qua, ben ritrovati su Continuous Delivery. È un piacere per me vedere i miei ospiti di oggi. Io sono Edoardo Dusi, Continuous Delivery è il podcast di Spark Fabric in cui ogni settimana chiacchieriamo un po' su web, mobile development, DevOps e cloud native. E oggi sono particolarmente contento perché abbiamo un nuovo ospite che viene alla sua prima su Continuous Delivery. Ma partiamo dalla presentazione dei classiconi che ci hanno accompagnato già in altre puntate, a partire dal classicone numero uno, il nostro CTO, lead developer e cloud native expert Paolo Mainardi. Eccomi qua, ciao Edo, grazie per l'invito. Ciao Paolo. E proseguendo con il nostro front-end developer, UI e UX expert e grande conoscitore delle cose social media, Cristian Voragine. Ciao Edo, grazie dell'invito. Spero che ti sia piaciuta questa mia presentazione, ci ho pensato tantissimo. Grazie, sì, ho apprezzato molto. E ora arriviamo alla presentazione del nuovo ospite new entry. È anche lui il nostro front-end developer, ma è soprattutto un maestro di cloud native e GitOps, Andrea Panison. Ciao Edo, grazie. Ma forse l'accento sul cognome non è corretto, Se l'ho detto io è corretto, e se non è quello che dici tu, lo cambierai. È Panison. Panisson, il buon Veneto è Panisson. Panison, va bene. Detto Esattamente. Panix, però, quindi da questo momento sarai Panix. Ok, perfetto, ci sta. E oggi, proprio con Panix, ma anche con Paolo, abbiamo un argomento molto interessante di cui discutere, prendendo come spunto l'annual report della CNCF, che spiegheremo cos'è. E che cos'è questo annual report? Quindi cercheremo un po' di capire che cos'è questa CNCF e che cos'è questo report, quanto è importante per noi, quanto è importante per il nostro mondo, soprattutto per il mondo del cloud native. Quindi andremo un pochino più sul tecnico. Ma prima di fare questo, come sempre, abbiamo un paio di news interessanti di cui parlare. E la prima è nei trend di discussione a tutti i livelli, sia quello tecnico di cui ci occupiamo di più noi che quello pubblico e politico, ed è perché infatti è stato coinvolto grandemente il pubblico e soprattutto il lato politico nell'ultima settimana con i fatti accaduti in America. Ma la faccenda noi la guardiamo dal punto di vista del web, e il fatto è riguarda Parler. Parler è un social network salito agli onori della cronaca recentemente per essere stato citato da Trump e dai suoi supporter come alternativa ai social network, diciamo, tradizionali, normali, comuni che li hanno bloccati o bannati, ed è un social network di cui adesso si parla perché è stato in qualche modo oscurato, è stato escluso dal web grazie a un fondamentale blocco dei servizi che Amazon ha attuato nei suoi confronti e di cui adesso stanno cercando di uscire facendogli praticamente causa. Allora, Chris, vogliamo un attimo dire che cos'è Parler sostanzialmente? Sì, allora partirei da un breve contesto. Parler è salito agli onori della cronaca il 6 gennaio sostanzialmente. Prima era, si può dire, grandemente ignorato dal grande pubblico. Parler è una piattaforma di microblogging che è stata lanciata nell'agosto del 2018 come un'alternativa a Twitter. Nel suo primo anno di esistenza ha raccolto poco più di 100.000 iscritti e ha cominciato a effettivamente diventare popolare quando tanti diciamo influencer dell'alt-right americana hanno cominciato a utilizzarlo a seguito di ban o limitazioni dei propri account su altri social media, per lo più Twitter. La Certo. sua crescita è stata, diciamo, esponenziale perché comunque per un lungo periodo comunque ha macinato sui 100.000 utenti, salvo poi esplodere nel 2020, partendo dal giugno, diciamo, 2020, passando dai 500.000 iscritti che aveva all'epoca, fino
fino ai quasi 10 milioni al momento della sua sospensione. La sua sospensione, come tutti sappiamo, è avvenuta a valle dei fatti di Capitol Hill. Infatti l'8 gennaio Google e Apple hanno ritirato l'applicazione dai propri store e successivamente il 10 gennaio Amazon ha sospeso il suo servizio di hosting, sostanzialmente rimuovendo dalla rete Parler. Sì, perché, ricordiamo che Amazon fornisce servizi cloud con una piattaforma che si chiama AWS, Parler era, diciamo, hostata su AWS, e quindi AWS come gestore dell'hosting ha deciso a un certo punto di chiudere i rubinetti, di smettere di erogare il servizio, dando 24 ore di preavviso, mi pare. E quindi sì, da quel momento esatto. Parler si è trovata offline. Sì, esattamente. Tutti e tre gli attori coinvolti, cioè Google, Apple e Amazon, hanno poi dichiarato che le trattative con Parler stavano andando avanti da molto tempo e non è stata una cosa subitanea. È chiaro però dall'esterno e da come si sono poi svolti i fatti che gli eventi poi di Capitol Hill hanno dato il colpo di grazia, diciamo, alle trattative che erano comunque già in corso. Certo. Questo comunque pone principalmente un problema tecnologico per Parler, che è stata appunto fondata da John Matz nel 2018 e con presupposti tecnologici abbastanza, diciamo, rudimentali, tant'è che appunto abbiamo effettivamente un grosso caso di vendor lock-in, perché una volta che Amazon ha deciso di sospendere il servizio, Parler è completamente scomparsa dal web. Sì, sono stati anche trollati, mi pare, no? Sì, esatto. Peter Sunde di Pirate Bay ha, diciamo, preso un po' in giro, ha reagito con ilarità alla notizia, in quanto diceva che se Pirate Bay è rimasta online per 20 anni, e Pirate Bay è stata fondata da un gruppo di ragazzi squattrinati con problemi di alcol e con tutti i soldi, perché comunque stiamo parlando di Parler come un progetto diciamo alternativo a Twitter da parte di magari una parte dell'altra rete americana, per avere una piattaforma. Comunque un'azienda. È un'azienda, ma soprattutto ha un sacco di investitori occulti. Però il risultato tecnologico è abbastanza risibile, tant'è che appunto c'è stato poco prima della sua messa offline c'è stato uno scraping totale dei suoi contenuti, quindi un ricercatore sfruttando le numerose falle di sicurezza che aveva Parler ha scaricato quasi 30 terabyte di contenuti che adesso potrebbero essere utilizzati per rintracciare e perseguire gli autori sia dei contenuti sia delle azioni poi svolte a Capitol Hill, documentate e pubblicate su Parler prima che appunto andasse offline. Sì, si parla di standard qualitativi dell'app veramente bassi, sì. Numeri progressivi nella registrazione dei messaggi, metadati rimasti su foto e video facilmente rintracciabili. E anche messaggi che venivano cancellati, ma in realtà soltanto flaggati come cancellati, ma rimanevano sui server, quindi erano comunque disponibili e potevano essere scaricati, e infatti la ricercatrice che l'ha fatto li ha scaricati. Esatto, esattamente, tant'è che appunto si parla di tantissimi dati personali, tantissimi dati GPS, tali appunto da diciamo prevedere che molti degli autori dei fatti compiuti a Capitol Hill poi verranno perseguiti anche in base a comunque questi materiali che verranno acquisiti dalle forze dell'ordine americane. Sì, ora il fatto importante è capire se stiamo mettendo in discussione la neutralità della rete, cioè il fatto che AWS abbia deciso di staccare la spina a un suo cliente e quindi mettere online il servizio che il cliente erogava per ragioni politiche o etiche, comunque per ragioni decise da loro stessi, mette in pericolo il concetto più volte espresso anche dal creatore del web Tim Berners-Lee che la rete dovrebbe essere neutrale nei confronti dei contenuti che ospita. Questo qua è un grosso problema etico che comunque si può suddividere in due, diciamo, punti di base. Primo è la considerazione che la pubblica piazza ormai non è più pubblica come nell'accezione che avevamo considerato fino adesso, ma sostanzialmente è privata. È una piazza aperta a tutti, però è diciamo proprietà di aziende multinazionali monopolistiche private. E quindi
c'è un grosso zona di grigio su chi è che deve decidere cosa è pubblicabile e cosa non lo è, perché da una parte c'è l'interesse privato dell'azienda contenitore di questi contenuti, che proprio per propria sua istituzione deve rendere conto ai propri investitori e quindi mettere il guadagno o comunque il profitto al primo posto. Dall'altra parte assistiamo negli ultimi ormai 40 anni una completa dissoluzione dell'influenza dello Stato in questo tipo di vita pubblica o di decisioni etiche, che appunto porta al non saper bene poi cosa è pubblicabile e cosa no, ma soprattutto chi è che deve decidere. Lo dobbiamo relegare in mano a delle aziende private, transnazionali, come possono essere Google, come può essere Facebook o Twitter, o è una decisione che è in mano allo Stato? Quindi si va a toccare anche un problema ideologico, perché soprattutto in un paese assolutamente neoliberista come gli Stati Uniti, anche l'idea che lo Stato abbia troppa influenza su un'azienda pubblica potrebbe essere problematica. Anche se lo Stato ha avuto un'influenza diretta su Twitter, perché gli impedì all'account di Trump di bloccare i follower, considerando l'account di Trump come di interesse pubblico e quindi impossibilitato a mettere un ban ai propri utenti che lo stavano seguendo. La seconda parte del problema è il rapporto fra libertà di parola e, in questo caso, estremismo di destra o di movimenti autocratici in generale, perché il grosso problema di quello che si sta parlando di... comunque si è introdotto l'argomento di net neutrality, quando in questo caso specifico, ad esempio, non è proprio una questione di neutralità, è una questione di anticorpi democratici, perché appunto, come cito spesso, nella società aperta sui nemici del 45, Karl Popper appunto enuncia il paradosso della tolleranza, in cui appunto dimostra il fatto che per continuare ad avere una società tollerante non si può tollerare l'intolleranza, perché questa porta inevitabilmente a una società intollerante. Quindi bene, io direi il discorso è molto complesso, ecco. Esatto, direi che questo discorso è molto interessante e complesso, sicuramente non si chiude qui, perché intanto la vicenda di Parler e Amazon va avanti, loro hanno fatto causa contro la chiusura di Amazon, stanno parlando con altri provider per vedere se riescono a tornare online, sicuramente ci saranno novità prossimamente. Mi piacerebbe anche dedicare un pochino più di spazio all'argomento, perché è complesso e molto interessante, però a questo momento, se Paolo e Panix non hanno altro da aggiungere, io passerei al secondo tema della giornata, la seconda news. E per la seconda news in realtà avevamo pensato a un'altra cosa, ma ci è arrivato un messaggio dal pubblico, quindi io manderei il messaggio vocale che abbiamo ricevuto con una richiesta e poi rispondiamo. Ciao Edoardo, sono Camilla. Una richiesta per un nuovo podcast. Ci potete fare sapere la vostra opinione se vale davvero la pena abbandonare WhatsApp per Signal o Telegram, e quali sono le conseguenze delle nuove policy di privacy che WhatsApp, Facebook hanno implementato? Grazie, ciao. Bene. Grazie Camilla della domanda, Camilla con cui nego di avere qualunque tipo di rapporto, né che sia mai stata mia compagna di classe al liceo, e direi che possiamo approfittare di questa domanda per rispondere. Quindi, dobbiamo preoccuparci di queste nuove regole sulla privacy? Prima di tutto, il fatto è che molti utenti di WhatsApp, a partire dalla settimana scorsa, hanno cominciato a ricevere all'apertura dell'app un avviso che chiede di accettare nuovi termini di utilizzo del servizio di messaggistica. Ok. Quindi informativa sulla privacy, eccetera. Bene, allora a questo punto molti siti di news hanno cominciato a parlare di questo, di Facebook che si sta preparando alla violazione della privacy degli utenti, andando a prendere più dati da WhatsApp, spostandoli su Facebook e utilizzandoli in questo modo. E contestualmente Signal balza in cima alle classifiche delle app più scaricate, perché c'è uno shift di utenti da WhatsApp a Signal, soprattutto perché Elon Musk ha twittato a un certo punto: passate a Signal. Signal che cos'è? È un'app di messaggistica che è stata creata nel 2014 dal collettivo no profit Open Whisper Systems. È un progetto open source, il codice è consultabile in rete, ma come servizio in sé, come app, è totalmente assimilabile a WhatsApp o altri simili come Telegram, consente di scambiare messaggi. La differenza è che
Signal richiede molti meno permessi all'utente al momento dell'installazione, mentre WhatsApp è un pochino più invasivo. Però di per sé la struttura base del servizio rimane la stessa. Le chat sono criptate, ma così come sono criptate anche in WhatsApp. Anzi, le chat di WhatsApp sono criptate con lo stesso algoritmo di crittografia delle chat di Signal. Ora, ci sono da dire due cose su queste. La prima è che nell'Unione Europea queste regole non valgono. Le regole nuove, diciamo, sono applicabili soltanto negli Stati Uniti, perché nell'Unione Europea c'è il GDPR e quindi i dati degli utenti sono stati protetti a livello europeo, e che è una legge sulla privacy che non esiste negli Stati Uniti. E comunque è abbastanza comune che periodicamente le app aggiornino i loro termini di servizio, ok? A questo punto, Chris, ci dobbiamo preoccupare di questa roba? Tu ti sei preoccupato? Hai cancellato WhatsApp e installato Signal? No, assolutamente. Come dire, l'adeguamento dei termini di servizio è una cosa che fanno periodicamente le applicazioni. Direi a Camilla di stare tranquilla, ecco. Sì, io direi a Camilla soprattutto questo. Se non eri preoccupata prima, negli anni precedenti, nei mesi precedenti, non hai ragione per esserlo adesso, visto che, prima di tutto, in termini di puro utilizzo dei tuoi dati non cambia molto, perché, ripeto, il GDPR li protegge e quindi i nuovi termini che si applicano ai cittadini americani non si applicano a noi, quindi non è cambiato praticamente nulla. E la seconda cosa è che se invece eri preoccupata prima di quanto WhatsApp fosse invasivo nella richiesta di permessi di tracciamento sui telefoni, avresti potuto passare a un altro servizio anche prima. E aggiungo che per tutti quelli che da WhatsApp sono passati in massa a Telegram, io guarderei un pochino meglio che cosa c'è su Telegram, perché non è esattamente questa valle fatata dove tutto è bello, perché non c'è Facebook che controlla. Beh, a parte i numeri stratosferici che Telegram ha annunciato qualche giorno fa, hanno fatto 25 milioni di utenti in una settimana, e concordo con te che assolutamente bisogna vedere chi c'è dietro Telegram. Non è che per forza il marchio Facebook significa che c'è qualcuno dietro, sta lì a leggere o a rubare messaggi. Diciamo che il messaggio di Elon Musk è un po' guidato dalla sua guerra personale contro Facebook. Ricordiamo qualche anno fa la rimozione della pagina Tesla da Facebook e credo tutte le sue altre properties. WhatsApp era nel mirino da un po', sicuramente era l'occasione perfetta per attaccarlo. Esatto. Vorrei aggiungere, forse perché forse questo è importante e non l'ho spiegato bene, il fatto che le chat siano criptate significa che né WhatsApp, né Facebook, né Signal possono accedere al contenuto di una chat, quindi fuori dai partecipanti alla chat nessuno può leggere il contenuto di una chat, ok? Quindi quello che scrivete nella chat è sicuramente inaccessibile. Quello che è accessibile invece sono informazioni contestuali, come la posizione del device, la rubrica, i contatti, il momento in cui si va online, il momento in cui si va offline. Questi sono dati accessibili. Il contenuto delle chat no, quindi se è il contenuto delle chat che preoccupa, si sta tranquilli su WhatsApp come si sta su Signal. Se sono altre cose, ci sta a vedere quali dati vuole WhatsApp, quali dati vuole Signal. Ma qual è il modello di business di Signal? Come faranno a sostenere una crescita così grande? Chi pagherà i servizi cloud? Questo è il punto. Per ora sono donazioni. Sì, fino a quando era una nicchia. Non so, 100 milioni di utenti in un mese saranno sostenibili? Quali saranno le fonti di reddito? Questo è interessante, vedremo. Ma neanche di Telegram si sa moltissimo qualcosa sulle sue fonti di reddito e sui suoi finanziatori soprattutto. Ok, passerei all'argomento del giorno, ma prima volevo dare giusto una pillolina che riguarda lo State of JS. Lo State of JS è un grosso sondaggio che un collettivo di sviluppatori fa sul web, a cui rispondono gli sviluppatori JavaScript, e si tratta di capire un po' qual è il sentiment dei framework JS nell'anno trascorso. E è interessante perché si vede un po' quali sono i framework che vanno per la maggiore, quelli più simpatici, diciamo, quelli per cui gli sviluppatori hanno più affetto, perché tra le voci, diciamo, che determinano queste classifiche c'è soprattutto la soddisfazione, più che quanto è usato, quanto è diffuso sul mercato. Guardiamo più che altro la soddisfazione, cioè quanto un utente che usa un certo framework, quanto uno sviluppatore
che programma con un certo framework è contento. La soddisfazione degli utenti, dei programmatori JavaScript nel 2020 premia Svelte come framework di riferimento. Quindi il primo framework per soddisfazione del 2020 tra gli sviluppatori JavaScript è Svelte, che scalza React dal primo posto in classifica nel 2019 e al terzo posto rimane saldamente Vue.js. E l'altro interessante riguarda i framework di backend in JavaScript. Al primo posto c'è Next.js, che è praticamente un framework React per backend, che anche qui va a scalzare dal trono Express, che era primo l'anno scorso. Al terzo posto entra di corsa Fastify, e poi è seguito da altre new entry come Next, Nest e Strapi. E l'ultima cosa interessante riguarda i tool di test. Il tool a quanto pare più amato dagli sviluppatori JavaScript del 2020 per il test è Testing Library, che è una new entry totale. Scalza dal primo posto Jest e segue al terzo Cypress. Chiudo qui accennando rapidamente al fatto che tra i tool mobile e desktop restano in testa Electron e React Native. C'è una rapidissima incursione di Capacitor che entra per la prima volta quest'anno in questa classifica. Bene, passerei all'argomento ciccione di oggi, che riguarda la CNCF e l'annual report, partendo finalmente dal capire che cos'è questa CNCF. Quindi diamo una definizione di CNCF, caro Paolo. Allora, CNCF cos'è? Innanzitutto il termine indica la Cloud Native Computing Foundation. Poi vedremo cos'è Cloud Native, è un po' una definizione ricorsiva. È un'organizzazione no profit che nasce nel 2015 come parte della Linux Foundation a seguito della donazione di Kubernetes in versione 1.0 da parte di Google, il cui obiettivo era rendere il progetto vendor neutral e crearci una community attorno. Dunque, cosa vuol dire Cloud Native? Cloud Native è un insieme di tecnologie che probabilmente abbiamo già parlato, ne avete sentito parlare, che sono i container, i microservizi, le funzioni serverless, le infrastrutture immutabili, il codice dichiarativo, quindi sono un set di tecnologie principalmente attorno ai container, attorno a Kubernetes all'epoca, capaci di sfruttare al meglio il modello del cloud computing, che non è da confondere con applicazioni che girano su servizi cloud, non è quello, è piuttosto applicazioni capaci di sfruttare al meglio i vantaggi del cloud computing, quindi utilizzare le risorse in cloud esattamente come fossero dei pezzi delle estensioni dell'applicazione. Quindi parliamo di utilizzare via API la creazione di virtual machine, automatizzare questo processo utilizzando tool come Terraform, avere pezzi di networking, quindi load balancer sui vari livelli, avere lo storage e portare il più vicino possibile la tecnologia, l'hardware, il ferro all'interno delle applicazioni. Ma quindi diciamo la CNCF nasce proprio per promuovere. Esatto, assolutamente. L'obiettivo è quello di promuovere e sostenere l'adozione di tecnologie open source capaci di implementare al meglio i paradigmi del cloud computing. È questo il suo obiettivo principale. È un'organizzazione no profit. Ok, e quindi questa associazione come si sostiene? Qual è il suo modello di sostentamento economico anche? Sì, come tutte le fondazioni di questo genere ha diverse fonti di reddito, principalmente sono fundraising, membership alla fondazione, sponsorship agli eventi, quindi organizzazione di eventi. L'evento principale organizzato dalla CNCF è la KubeCon / Cloud Native Con, e negli ultimi due anni si è integrata anche a questa coppia di conferenze anche la Service Mesh Con. Quindi sia i biglietti che le sponsorship, infine hanno programmi di training legati alla fondazione madre che è la Linux Foundation. Sono queste le principali fonti di reddito. Quando parliamo di partner parliamo di aziende importanti, molto molto grosse, no? Cioè, parliamo di Microsoft, parliamo di Google. Assolutamente, però ci sono diversi livelli di partnership, chiaramente ci sono le aziende big, oltre Google c'è IBM, c'è Microsoft, ci sono praticamente tutte, Red Hat,
vabbè, che ormai è parte di IBM, ci sono vari livelli di sponsorship, dipende poi dalla capacità di spesa che ogni azienda ha. Il Platinum sponsorship probabilmente hanno dei costi che solo una Google o una Microsoft sono capaci di sostenere, ma ci sono livelli più bassi che sono comunque accessibili a tutti i tipi di aziende, anche a sviluppatori singoli possono essere parte della CNCF. Beh, possiamo dire orgogliosamente che ci siamo anche noi? Assolutamente, noi siamo Silver Member, non abbiamo ancora la capacità di spesa di Google, ma puntiamo alla Platinum in poco tempo. Esatto, in pochissimo, in pochi mesi. Esatto. Qualche settimana. Parlavamo della KubeCon e ovviamente nel 2020 hanno dovuto far fronte al problema pandemia e quindi si sono dovuti riorganizzare con conferenze remote. Esatto, la KubeCon era programmata per marzo ad Amsterdam, poi fu spostata credo a giugno, poi a luglio e poi alla fine è stato deciso di farla online. Chiaramente questo genere di eventi, portarli online non è un meetup, cioè ci sono sponsor che pagano tantissimo per avere spazi precisi dove poter incontrare i clienti e raccontare la propria azienda. Trasmigrare questo concetto online era complicato. Devo dire che la piattaforma, ho partecipato anche all'evento online della KubeCon che era il 16 agosto e devo dire che l'impegno che c'è stato dietro per cercare di ricreare comunque un paradigma simile a quello della conferenza offline era incredibile. Chiaramente sono sforzi interessanti, sono paradigmi che verranno alcuni ripresi, altri abbandonati. Però una cosa interessante che è riuscita sicuramente a portare è il fatto che tantissime persone, magari anche studenti o sviluppatori freelance, non potevano sostenere il costo di un viaggio, delle spese di trasferta, rimanere ad Amsterdam e comunque dei costi importanti, ha permesso a tanti di poter partecipare alla conferenza a un costo molto più basso e comunque avere delle modalità di ingaggio con sia i partecipanti che con le aziende. Beh, come dicevamo infatti nello scorso episodio, molti dei cambiamenti che sono stati dovuti, che abbiamo dovuto affrontare per la pandemia 2020 rimarranno poi in futuro. Sicuramente una modalità di questo tipo non rimarrà come l'unica modalità, si spera almeno, in futuro, ma sarà una delle possibili modalità con cui qualcuno potrà partecipare a una KubeCon, a una conferenza, come per le altre cose che... Esatto, come per gli altri servizi che hanno dovuto far fronte al Covid con lo smart working o con l'organizzazione di conferenze remote eccetera o comunque con lo spostamento di parte dei propri servizi online. Sono cose che se vengono progettate e realizzate in un certo modo poi rimarranno in futuro. Allora, visto che vedo Panix molto sornione, non ho ancora sentito carico in questa puntata, non è mai intervenuto, adesso però ti sveglio perché ti voglio chiedere una cosa che ho letto sull'annual report su cui si pone un po' enfasi, è questa end user community, no? E quindi io ti voglio chiedere che cos'è innanzitutto e perché c'è questa enfasi su questo termine. Ah, perché la CNCF è basata su quello che poi è il concetto dell'open source, della community. Il concetto di base è che insieme siamo più forti, veloci, migliori che da soli. Anche qui probabilmente lo sforzo che è stato fatto anche per creare in virtuale delle conferenze che avessero anche un engagement maggiore magari di quelle che sono altre conferenze che abbiamo visto virtuali, dove in realtà l'utente finale non poteva, si connetteva ma non interagiva. E la end user community, il concetto di end user community, per la CNCF un end user è chiunque utilizzi tecnologie cloud native ma non venda tecnologie cloud native, diciamo. Tutte le aziende che rientrano in questo concetto di end user community hanno il diritto di partecipare a questa community utenti finale, di fatto. 145 aziende, membri, diciamo, fanno parte della end user community nel 2020. Ma la cosa interessante è che questa community si riunisce regolarmente e fornisce consulenza agli stessi membri del consiglio di amministrazione della CNCF e anche del comitato tecnico di supervisione, del TOC. Su punti chiave, casi d'uso su punti chiave o casi d'uso emergenti, anche aree di opportunità e nuova crescita per le tecnologie cloud native. Quindi ha un ruolo attivo nella CNCF. Guardando un attimo questo annual report, quindi che hanno redatto per riassumere un po' il 2020, si apre naturalmente con un commiato,
perché nel novembre del 2020 ci ha lasciato uno dei fondatori della CNCF, che è Dan Cohn. Sì, Dan è stato la persona che all'epoca, lui era, se non erro, CIO della Linux Foundation quando Kubernetes venne donato alla Linux Foundation. Fu lui a promuovere proprio lo split in una nuova fondazione chiamata Cloud Native Computing Foundation per supportare Kubernetes e tutte le tecnologie che nel futuro poi si sarebbero create. Aveva assolutamente la visione giusta. Kubernetes oggi è tra i 30 progetti più attivi di sempre open source su GitHub, ma credo in generale oggi abbia la community più grande, si avvicinerà o sarà paragonabile al kernel Linux, a progetti di questa. È stato Dan attivo praticamente fino al giugno-luglio di quest'anno, tant'è che anche noi nel nostro piccolo abbiamo avuto dei contatti con lui fino a marzo-aprile, quando stiamo organizzando a Milano il Kubernetes Community Day, che erano degli eventi auto-organizzati ma sostenuti dalla CNCF locali. Era l'evento per Milano. Quindi dopo il saluto a Dan Cohn, il report prosegue tracciando un po' un bilancio dell'organizzazione nell'anno, iniziando dal suo board interno e dai suoi dipendenti. L'attuale presidente di CNCF è una donna, è Priyanka Sharma, e è molto sottolineato questo aspetto, l'aspetto femminile nella CNCF, perché in 34 dei dipendenti attuali della CNCF il 71% sono donne, e questo è visibile soprattutto nella board dei directors, che sono a maggioranza femminile. Ma una cosa anche molto interessante, molto bella, è che tra questi dipendenti, ma se andate a vedere il report anche proprio nella board di chi decide, c'è una provenienza geografica super varia. Ci sono veramente quasi tutte le cittadinanze del mondo. Abbiamo directors e sviluppatori che vengono da ogni parte del mondo, e quindi questo è rimarcato ed è un aspetto sicuramente importante. E poi si va a delineare uno dei nuovi progetti che è stato lanciato nel 2020, che è lo End User Technology Radar. Chi mi hai segnato anche te, Panix? Sì, è un rapporto trimestrale su un singolo argomento Cloud Native. È un rapporto che si rivolge ad un pubblico tecnico che vuole capire quali sono le soluzioni Cloud Native che vengono usate e raccomandate dagli end user. Ci sono tre livelli di adozione, cioè il livello Access, che è valutare, cioè la comunità, gli utenti finali, cioè la end user community, vuol dire che hanno provato questa tecnologia e la trovano interessante, e in genere la si consiglia, diciamo, vi serve, dateci un occhio se vi serve uno strumento particolare. Ok. E poi c'è un livello superiore, che è il livello di trial, prova, cioè è un prodotto che è stato comunque già utilizzato con successo anche in produzione, quindi provate a dare un occhio a questa tecnologia per risolvere anche i vostri eventuali problemi o necessità. E infine c'è l'ultimo livello, che è quello di adopt, cioè adottato, vuol dire che è praticamente considerato uno standard, di questa tecnologia è diventato uno standard ed è raccomandata a tutti gli utenti, di fatto. Vuol dire che comunque è già stata usata per molto tempo. Sono stati redatti tre report nell'arco del 2020 su tre argomenti differenti. Il primo è stato sulla continuous delivery, secondo sull'osservability e il terzo sui database storage. Ecco, una cosa interessante che volevo aggiungere è che sul primo report, Continuous Delivery, i prodotti più adottati sono Flux ed Helm. Flux si riferisce a GitOps, è un operator GitOps. Riusciamo a spiegare in veramente un minuto, non un minuto, dai, due, che cos'è GitOps? Partiamo da una premessa, cioè che oggigiorno i processi di Continuous Integration e Continuous Delivery ormai sono dei task fondamentali ai fini di aumentare la qualità del prodotto, del prodotto software. E in quanto tali devono essere mantenuti, curati, esattamente come viene mantenuto il software, come viene sviluppato il software. E questo perché? Perché una pipeline veloce è capace di dare feedback immediati su più aspetti,
è un elemento che rende il team sempre più efficiente. GitOps è proprio nato come un modo di implementare la continuous delivery e il continuous deployment su applicazioni cloud native. Il termine nacque, venne coniato nel 2017 con una serie di blog post da Alexis Richardson, che è cofondatore CEO di WeWorks, che è un'azienda che offre servizi cloud per sviluppatori e team DevOps. Alexis, in questa serie di blog, stava cercando di raccontare i vantaggi della loro piattaforma di automazione e gestione dei progetti basati su Kubernetes, e per descrivere la loro pipeline CI/CD che utilizzavano, la pipeline che stavano utilizzando, coniò il termine GitOps, alterando quello che era il termine DevOps, per il fatto che nella loro pipeline avevano introdotto un secondo repository, che non era il repository dell'applicativo principale, in cui veniva storata l'intera infrastruttura dichiarata in maniera descritta in maniera dichiarativa. Quindi GitOps è in un certo senso una raccolta di buone pratiche per gestire la delivery delle applicazioni containerizzate e dell'infrastruttura sulla quale queste girano. Ok, io direi due cose su questo. La prima è che mi piacerebbe magari in futuro dedicare una puntata approfondita, magari speciale, in cui ci spieghi che cos'è GitOps e quali tool possiamo adottare per implementare questa metodologia. La seconda cosa è che su YouTube si trovano dei tuoi video di partecipazione a conferenze in cui ne hai parlato approfonditamente, quindi se volete approfondire un po' di più sull'argomento, una cercatina su YouTube, Andrea Panison, GitOps, sicuramente qualche video interessante esce. E aggiungo che su GitOps hai citato progetti interessanti che hanno avuto un notevole boost nel 2020, che sono Argo e Flux. E sì, Argo in realtà è un project. Argo racchiude più progetti. GitOps all'interno ha un tool di GitOps che è Argo CD. Mentre Flux, Argo è entrato nella CNCF quest'anno ed è passato come sandbox project, e poi è diventato un incubator project, quindi ha fatto un'evoluzione. Esatto, infatti volevo un attimo parlare di questo programma di incubazione che ha la CNCF per i progetti. È possibile donare i propri progetti a CNCF, assolutamente, ci sono diversi programmi poi di incubazione dei progetti, chiaramente, che vanno a identificare quali sono i progetti un po' cutting edge a quelli invece adatti per l'enterprise. Sì, chiaramente bisogna adottare il codice di condotta di CNCF. Assolutamente, il codice di condotta di CNCF che si trova su GitHub, il processo è totalmente aperto. Le votazioni sono aperte a tutti i membri e a quel punto il processo parte dall'incubazione di tipo sandbox per arrivare poi a incubating project, e la promozione maggiore è il progetto graduated. A quel punto il progetto viene dichiarato come Kubernetes, come etcd, come altri progetti che sono in quello stadio, come progetti testati sul mercato e adatti per l'enterprise. Quali sono i vantaggi velocemente di ottenere queste promozioni da CNCF, di donare il proprio progetto a CNCF? E ottenere diversi benefici, dal marketing ai costi di infrastruttura del mantenimento del progetto, ad avere un comitato tecnico capace di elaborare, fare review di nuove implementazioni o della qualità del codice, e in più chiaramente cercare il sostegno maggiore sia della community che delle imprese, quindi far conoscere. Allora, sappiamo quali sono i nuovi progetti graduated nel 2020? Cioè quelli consigliati proprio a livello massimo dalla CNCF? Sì, assolutamente, ne sono diversi, come dicevamo prima, il 2020 è stato un po' l'anno dei record, probabilmente anche per i progetti graduated. Si trova la lista completa nell'annual report 2020, che poi metteremo il link qui nella descrizione del podcast. Probabilmente tra quelli degni di nota ci sono Helm, c'è Arbor ed è TCD, che è il core, il componente chiave che tiene in piedi il database dell'API server di Kubernetes. Perfetto. Ultima cosa che possiamo cercare di toccare in pochissimi minuti è che il 2020 è stato anche l'anno della Service Mesh.
Assolutamente, le service mesh sono l'hot topic che va avanti un po' da qualche anno. Il 2019 è stato l'anno in cui sono esplose implementazioni di ogni genere di service mesh, compresa probabilmente il primo progetto importante è stato Istio di Google. Il 2020 è stato l'anno in cui l'adozione delle service mesh, che spiego velocemente quale problema voglio andare a risolvere. Quindi supponiamo di dover smontare un monolite che è un unico servizio, immaginiamoci un e-commerce, in 50 piccoli microservizi che comunicano tra di loro, ma andiamo ad aumentare poi la complessità su più livelli, del debugging, del tracing, dell'ottimizzazione da un pezzo all'altro. Quindi la service mesh, quello che permette di fare una volta installata in un'architettura a microservizi, permette di tirare fuori in modo automatico la telemetria e il tracing da questi servizi. In più permette di aggiungere controlli di routing e di traffico tra un servizio e l'altro molto più avanzati, e in più aggiungere sicurezza in modo automatico. Quindi andiamo a spostare tanta della complessità che senza service mesh deve essere sull'application level sulla platform. Chi adotta Kubernetes e microservizi, diciamo, è quasi obbligato, se vuole ottenere il massimo, a utilizzare una service mesh senza fare investimenti incredibili, altrimenti a livello applicativo, per ottenere quello che la service mesh in genere ti dà quasi gratis con le complessità di mantenerla. Uno degli sforzi della CNCF nel 2020 è stato quello di creare il progetto Service Mesh Interface, che è praticamente un API standard, una specifica che va a descrivere un po' tutte le cose che ho appena detto della service mesh e che più o meno tutte implementano, ma cercare di trovare uno standard. Quindi, come per Kubernetes, per delle API senza implementazione, trasformarla in uno standard su cui poi i progetti possono basare la propria implementazione. Quindi questo permette sempre, seguendo la missione di CNCF, cercare di essere il più vendor neutral possibile. Se la mia applicazione è capace di girare, prendo due esempi, su una service mesh basata su Istio, la posso prendere e spostare su un'altra infrastruttura Kubernetes che magari invece di Istio ha Kuma, questo grazie all'adozione o no di questa interfaccia. Poi sicuramente un altro elemento del 2020 è stato quello degli use case. Ok, l'adozione della service mesh, ma la community, le aziende, l'enterprise hanno richiesto tanto la produzione di casi d'uso di ogni tipo, di casi reali, per confermare poi veramente la bontà e l'efficacia di questi sistemi di produzione complessi. Un po' quello che è successo con Kubernetes 2 o 3 anni fa. Beh, grazie. Io spero che con questa chiacchierata chi magari aveva poca conoscenza sulla Cloud Native Foundation adesso si sia un po' più interessato. È un progetto super interessante, è la community più grande probabilmente mai creata nel mondo dell'open source, ed è possibile per chiunque farne parte e partecipare, dare il proprio contributo. A questo punto io direi che possiamo chiudere qua la puntata. E lasceremo certamente i link all'annual report della CNCF, come agli altri temi che abbiamo trattato durante questa puntata, nella newsletter che esce oggi. Io ringrazio intanto gli ospiti che ho avuto oggi, che sono stati fantastici e sono riusciti a rimanere probabilmente nei tempi, quindi grazie anche per essere stati sintetici. Ringrazio Camilla per il messaggio audio che ci ha consentito di trattare un tema interessante. Approfitto per dire che se volete anche voi mandare i vostri messaggi, fare le vostre domande, avete canali social di Spark Fabric, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, OnlyFans, non mi ricordo più dove siamo, li trovate sicuramente tutti nella descrizione del podcast. Potete mandare le domande, gli approfondimenti che vorrete richiedere sui temi che trattiamo quotidianamente e soprattutto settimanalmente su Continuous Delivery. Quindi ringrazio tutti per aver ascoltato questa puntata, do appuntamento alla prossima settimana e vi saluto. Ciao!